26 gennaio 1887 prosegue in Eritrea lo sforzo militare italiano, che incontra però una maggiore resistenza da parte degli etiopici. Un distaccamento italiano di 548 uomini è assalito e annientato dalle forze del Ras Alula a Dogali. L'episodio induce l'Italia a rallentare il ritmo di espansione, anche se gli italiani continuano a mantenere saldo il controllo della costa eritrea. Queste sono le immagini popolari abissine di quella guerra. Queste sono le immagini popolari italiane. Questi i paesaggi desolati dell'altipiano abissino. Ma proprio questo massacro fece sì che con il primo ministero Crispi l'Italia pensasse più stabilmente a mettere il suo piede sull'altipiano etiopico. Il trattato di Uccalli. Una differenza fra il testo etiopico e quello italiano faceva sì che, secondo una sua interpretazione, l'Italia aveva acquisito il protettorato sull'Abissinia, secondo l'altra, no. Il trono di Menelik. La corte di Umberto I. È il testo italiano concluso tra Umberto I e Menelik, divenuto imperatore di Abissinia. Fu così concluso il Trattato di Uccalli nel 1889, dalla cui interpretazione più tardi venne la guerra italo-etiopica, che terminò con il disastro di Adua. Anima, diciamo, della lotta per mettere piede sull'altipiano etiopico e per impadronirsi in definitiva di tutta l'Etiopia era stato il Crispi. Ora, se noi guardiamo a tutto questo episodio, noi dobbiamo dire che è un episodio in cui l'Italia venne trascinata soprattutto per problemi di prestigio e di rivalità, perché in fondo doveva fare come le altre potenze europee, doveva mettere piede in Africa. Non c'erano ragioni importanti, neppure economiche, neppure di equilibrio, perché l'Italia si impegnasse in Africa. Soltanto non dimentichiamo che allora il colonialismo, che adesso ci appare come una fase transitoria, appariva una fase permanente. Ecco perché l'Italia, debole, priva di capitali, ma con idee di grandezza che il Crispi aveva ancora ereditato dal Risorgimento, idee di rivalità con la Francia, andò a cacciarsi nell'impresa etiopica e si trovò poi di fronte a questa delusione.